Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Oggi voglio farvi vedere uno degli aspetti più critici per un batterista quando registra, cioè andare a registrare i tom. Quindi vi faccio vedere microfoni, vi faccio vedere come si posizionano, vi faccio vedere tutti i trucchi, no, tutte le cose, tutti i segreti, no, vabbè, tutte un po' di cose per andare a avere dei tom fighi quando suoniamo la nostra batteria. Quindi ho ordinato da strumentimusicali.net dei microfoni, sì, li ho già aperti, vi chiedo scudo, come direbbe Luca Giurato. Chiedo scudo. E tra l'altro li ho aperti anche al contrario, come al mio solito li apro sempre al contrario. Quindi chiedo scusa a strumentimusicali.net se sono sempre qui con le sue scatole al contrario, ma comunque vabbè, va bene lo stesso. Che microfoni ho preso? Ho preso come al solito un microfono super economico, uno medio, diciamo, e uno più costoso. Quello super economico di oggi è questa HG P4. Non mi ricordo mai come si chiamano questi HG. Ovviamente li ho già aperti, raga, per provarli, perché sennò come faccio poi a parlarvene? Quindi, guardate qua, se noi apriamo la scatolina, all'interno troviamo ovviamente il microfono, eccolo qui. Poi troviamo anche l'astuccio marchiato HG per il microfono e questa clempina qua. Fascia media i Sennheiser, questi sono un po' dei microfoni classici che vanno sempre bene. Effettivamente io uso proprio questi microfoni qua, questo modello di microfono qua della Sennheiser, e mi sono sempre trovato super bene. Vengono dati in questa scatolina qua, qui dentro, che sembrano tipo sottovuoto, una cosa del genere, ma comunque togliamo questo sottovuoto per vedere il microfono. Microfonino decisamente piccolino ma molto potente, devo dire, dato che questi qua li conosco. Oltre al microfono viene data anche la sua clamp, che non è per niente male. Questa clamp è abbastanza alta, ha un po' di regolazioni, quindi è veramente super super utile. E non sottovalutate le clamp, ragazzi, perché dopo vi spiegherò bene posizionamento e tutto, sono veramente indispensabili. E invece, per quanto riguarda gli Audix, che sono quelli più costosi di tutti, ho preso direttamente il pacchetto da tre microfoni, perché c'è il pacchetto con all'interno tre microfoni, 1, 2 e 3. Per ogni microfono troviamo all'interno, a parte il microfono che è qui, ecco qua questo microfono Audix D2, troviamo anche tre di queste qua, queste che sono le clamp microfoniche Audix. La figata è che si attaccano grazie a questa molla qua al vostro tamburo e poi possono essere posizionate come si vuole, perché questa è vabbè, avete capito. Questi Audix qua sono quelli più costosi di tutti, quindi voglio andarli a provare per primi per vedere se mi aprono subito il cervello in due oppure se non ne vale troppo la pena. Vediamo, sigla e poi andiamo alla batteria a provare. Ok, cominciamo quindi dagli Audix. Gli Audix, cominciamo dai più costosi. Di solito in questi video partivo non sempre dai più costosi, un po' a caso. Oggi voglio partire proprio da questi qua, perché sono quelli che più mi incuriosiscono. Mi incuriosiscono più di tutti perché Audix di solito fa dei prodotti che sono super. Quindi voglio veramente vedere questi qua da provare sui tom, perché non li ho mai provati. Quindi, prima cosa importante, il posizionamento, che per quanto riguarda i microfoni di tom è super 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 importante. Come vi ho detto, Audix oltre ai microfoni ci dà anche queste clamp che sono veramente molto fighe, perché hanno questa affare qua maneggevole, quindi li possiamo spostare come vogliamo, li possiamo mettere avanti, indietro, quindi super maneggevoli. E questa è una figata, perché ragazzi il posizionamento dei microfoni sui tom non va come di solito viene fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte vedo la gente che mette i microfoni, praticamente, se pensate questo come un tom, li mette in questo modo qua. Se voi andate a mettere il microfono così, andrà a prendere tutta la parte, questo è rullante, ma fate finta che sia un tom, andrà a prendere tutto un po' l'attacco, le acute un po' strane, che non sono il massimo. Noi quando vogliamo un tom, soprattutto per il rock, il pop, vogliamo che il tom sia bello 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 potente.
ricco di basse, con un buon attacco, eccetera. Quindi mettete il tom un pochettino più in alto, come potete vedere qua, come ho posizionato questi tom, ci saranno almeno 3 dita dal microfono alla pelle e soprattutto la cosa importante è che la capsula del microfono prenda verso il centro del tamburo. Guardate i segni che fate sulle pelli e mettete il microfono che punti proprio su quei segni lì. Non preoccupatevi troppo del fatto che il microfono del tom 1 punta anche un po' rullante, eccetera. Quello non è un problema, perché quello è poi un problema di accordatura. Posizionamento in questo modo qua. Microfono un pochettino dentro il tom, diciamo, abbastanza alto, tra i dita, almeno tra la pelle e il microfono, e che la capsula punti in centro. Quindi mettiamo anche il microfono del timpano che avevo tolto e sentiamo come suonano questi tom. Allora, sono una bomba pazzesca questi microfoni, cioè hanno, come gli Audix, come tutti gli Audix, hanno delle basse che sono veramente veramente super potenti e quindi il suono praticamente è già pronto, nel senso non devo equalizzare, non devo stare a fare nulla. Adesso vi faccio sentire i microfoni, togliendo tutti gli altri microfoni della batteria, vi faccio sentire lo stesso pezzo che ho appena suonato, ma solo con i 3 microfoni dei tom. Quindi ovviamente sentirete anche un po' di rientro, non ho fatto nulla ovviamente su queste tracce, quindi non c'è gate, non c'è equalizzazione, non c'è niente. Sentite i microfoni come prendono i tom e basta. Quindi sicuramente questi Audix sono quelli che costano di più, ma sono veramente una bomba. Non li avevo mai sentiti questi microfoni, non li avevo mai provati, ma ci sono veramente rimasto, perché cacchio raga, suonano di brutto. Adesso passiamo tutto dall'altra parte, quindi andiamo con quelli più economici. AKG P4. Quindi allora, questi microfoni qua, che adesso vi faccio sentire, andiamo a vedere come suonano insieme, hanno un problema, cioè il problema non è del microfono, il problema è della clampina che ti danno insieme, cioè che non può essere modificata. Tu l'attacchi e devi lasciare il tom così com'è. Infatti se guardate questi tom come sono posizionati, vedete che sono posizionati veramente molto 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 vicino alla pelle, e questa è una roba che ci può stare, ma non è il massimo, perché come vi ho detto all'inizio video è meglio se li alzate un pochettino i microfoni, quindi non troppo attaccati alla pelle. La cosa che ho fatto adesso è stata quella di lasciarli lì, quindi vicino alla pelle, ma direzionarli comunque sempre verso il centro della pelle. Quella è una cosa importantissima. Vediamo come suonano, perché teoricamente mettendoli così vicino alla pelle dovrebbero avere più attacco, però dato che questi microfoni sono super economici non vorrei che avessero un po' di problemi. In realtà questo, vi ho detto, è un problema della clamp, ma non è un problema, perché basta comprare delle altre clamp. Questi microfoni sono super economici, quindi se vi avanza un po' di budget comprate anche una clamp che non sia questa qua, ma sia un pochettino più regolabile, diciamo. Ve ne lascio una qui sotto in descrizione che potrebbe andare bene. Sentiamo adesso come suonano. Devo dire che suonano bene sti microfoni, mamma mia, cioè hanno quell'attacco abbastanza potente dato secondo me più che altro dal fatto che la capsula è molto vicina alla pelle, come vi dicevo prima, però cacchio suonano bene,
suonano veramente bene e più che altro costano veramente tanto meno rispetto agli Audix di prima. Ovviamente gli manca qualcosa, gli manca quella corposità, diciamo, che avevano gli Audix, però ci stanno alla grande. Ve li faccio sentire anche questi con solo microfoni dei Tom e basta. Tolgo tutti i microfoni, non fisicamente, ma li tolgo proprio con... vabbè, avete capito? E vi faccio ascoltare solo i Tom. Quindi, ottimi microfoni, devo dire che questi AKG sono veramente super. Per il costo che hanno, andatelo a vedere, c'è il link in descrizione, sono super, veramente fighi. Passiamo infine ai Sennheiser E604. Allora, questi qua ammetto che li ho lasciati per ultimi, ma perché sono i microfoni che uso abitualmente, quindi anche voi sono i microfoni che sentite di più sul mio canale, perché io uso proprio questi microfoni qua. Devo dire che mi sono sempre trovato molto bene con questi, perché sono microfoni abbastanza classici che però ti danno il suono della batteria. Quindi né ti aumentano troppo le acute, né ti aumentano troppo le basse, sono dei microfoni che suonano come suona il tuo strumento. Quindi ovviamente se hai uno strumento accordato che suona bene, suoneranno benissimo. Se hai uno strumento non accordato, eccetera, un po' come tutti i microfoni, ma questi secondo me a maggior ragione, suoneranno un pochettino peggio. Quindi ottimi microfoni, ve li faccio sentire. Vi dico anche che insieme a questi microfoni qua viene data una clamp di questo tipo qua, che non è bella come quella dell'Audix, diciamo, perché quella dell'Audix era proprio gestibile in tutti i modi, però diciamo che grazie a questa vite spostabile, diciamo, riusciamo ad avere una buona altezza. Io ad esempio la metto al massimo e poi, come al solito, inclino la capsula verso il centro del tono. Come al solito, questi sono i microfoni che fanno suonare il Tom come deve suonare, in pratica, o comunque come suona lui. Questi sicuramente vanno benissimo se dovete poi andare a equalizzarli un pochettino, andarli a modificare un po', perché appunto sono quelli che vi danno il suono giusto, flat. Ovviamente non hanno tutte le basse degli Audix, non hanno tutte... però in post si possono gestire tranquillamente. In generale, un trucchetto che vi voglio dare per riuscire a migliorare il suono dei Tom sempre, sia di questi ma sia anche degli altri, è quello di dare un po' di riverbero, che si può fare tranquillamente con qualsiasi DAW. Quindi sentite se gli do un pochettino di riverbero come cambia. Vi faccio sentire un po' col riverbero, un po' senza riverbero, guardate la differenza. Quindi ragazzi, il video finisce qua, io spero di essere stato utile, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, qual è il microfono, quali sono i microfoni che vi sono piaciuti di più. Devo ammettere, quindi, per fare una mini ricapitolazione, andando in ordine di prezzo, AKG, veramente ottimi microfoni, quel problema della clampina che è un po' troppo bassa, però vabbè, volendo si può poi prendere un'altra clamp e siete a posto. Super fighi come i microfoni, soprattutto qualità prezzo pazzeschi. Sennheiser, microfoni classici che funzionano sempre bene, super versatili e soprattutto che vanno a prendere proprio il suono della nostra batteria. Audix D2, ovviamente non ve l'ho detto, ma qui sotto in descrizione potete sia trovare il pacco da 3 microfoni come ho preso io adesso, ma ovviamente se avete solo tom e timpano potete anche prendere solo i 2 microfoni separati. Veramente una figata, soprattutto come al solito per fare pop rock gli Audix hanno qualcosa in più, cioè danno qualcosa in più al tom che appunto può piacere o non piacere, però devo dire che sui tom mi è piaciuto un sacco questa
pomposità del suono, veramente una figata. Quindi io ringrazio, dove la scatola? Qui, strumentimusicali.net, con ovviamente la scatola al contrario, perché come al solito gli unboxing ormai ho deciso di farli con le scatole al contrario e basta. Quindi grazie mille strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di provare questi microfoni e di farvi ascoltare. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di fare tutte le cose solite. Qui sotto trovate tutti i link che vi servono, qui sotto trovate l'articolo che riporta il sito Castium che vi dice un po' di cose, qui sotto trovate anche il link per iscrivervi a Vibly se vi va. Quindi vi saluto, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.